Buongiorno ragazzi, episodio 56, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Oggi finalmente c'è l'episodio speciale, spero non sia rovinato dal vento, ma ho deciso di andare a lavoro in bici. Non è una cosa che non ho mai preso in considerazione fino alla settimana scorsa, che appunto ho notato quanto cacchio costi la macchina, muoversi in macchina, soprattutto due coglioni, fare la coda, partire, se mai si trovi in fila, lavori in corso, qua per fortuna a parte il primo pezzo di strada statale c'è una pista ciclabile verso la fine, quindi si può andare relativamente tranquilli. Allora, il tratto di strada è di 20 km, arrivare al lavoro, parla un po' di salita, un po' di piano, un po' di discesa, in generale il dislivello è negativo perché abito ancora più in montagna di dove lavoro, quindi il ritorno sarà peggio, ma non importa perché tanto il problema è l'andata e mi sono organizzato nei giorni scorsi, quindi mi sono portato le scarpe da ginnastica perché adesso ho le scarpe con gli attacchi per andare in bici da corsa e volevo narrarvi un po' la mia esperienza dell'andare a lavoro in bici in sostanza, perché magari uno non lo prende in considerazione mai come cosa perché dice è impossibile organizzarlo. La cosa bella di questa pista ciclabile è che alla fine è un passaggio a livello microscopico e il semaforo è rosso, quindi tocca fermarmi, scendere, bello. Tanti che sono partito con un'ora di anticipo rispetto a quanto mi serviva. Infatti la prima cosa da fare importante per andare a lavoro in bici, oggi parliamo di quello, così che alla fine è sempre risparmio monetario e crescita, perché si fa facendo una cosa che fai tutti i giorni in maniera totalmente diversa, riesci a vedere cose o ragionare in maniera totalmente diversa, quindi secondo me è una cosa che merita di essere fatta. Poi magari se prende si può anche ripetere nel tempo, se no si può fare una tantum, così tanto per cambiare il modo in cui si vedono le cose. Allora, prima cosa appunto calcolare il tempo. Io ho calcolato 20 km, ho detto vabbè dai, male che vada vado a una media di 20 all'ora, che in realtà con una bici da corsa è difficile andare a 20 all'ora, soprattutto in un percorso con dislivello negativo, però ho detto vabbè calcoliamo un'ora, quindi parto, devo partire per le 8, però ho detto vabbè dai, voglio partire con calma, parto per le 7:30, quindi ieri sera mi sono preparato tutto pronto, adesso sta per passare il treno e quindi riprendo fra poco. Poi dai, una volta preso su delle scarpe da cambiarsi quando si arriva, poi magari uno non ha neanche i pedali con agganci, quindi ha quelli piatti e non ha neanche un problema questo. Il mio dilemma più grande era suderò, non puzzerò, e quindi ho detto vabbè dai, per non sbagliare, essendo la prima volta, per capire un po' come funziona, mi porto dietro il mondo, quindi ho lo zaino pieno di cambi a lavoro pronto e niente, adesso arrivo e non lo userò, a parte per le scarpe, perché appunto non mi servirà, quindi, ma l'importante è essere tranquilli. Se dovessi partire con l'ansia, arrivo, sudo, non sudo, non ho niente da cambiarmi, poi sto male, mi raffreddore, no, anche no, lo fai una volta, te lo porti dietro, poi la seconda volta anche, la terza volta vedi che non ti serve, basta, e inizia andare tranquillissimo. Scusate il fiatone, ma c'è uno strappetto. Probabilmente il podcast con il fiatone è una cosa non bellissima da ascoltare, ma testimonia la verità della fatica che sto facendo. Siamo a 14 all'ora, madonna, 16 km, ne mancano ancora 4. La cosa bella di tutto ciò è che passi davanti in stradine strette di centri città, passi davanti a panifici aperti, c'è un profumo che mamma mia. E comunque la cosa bella è che non vedevo l'ora di fare questo episodio, ora sono arrivato al lavoro, quindi vado a farmi una passeggiata perché sono in anticipo di 20 minuti, così chiudo l'episodio odierno. Dicevo, non vedevo l'ora di registrare perché ho detto cavoli, cioè vado in bici, un mood entusiasmante, parlo mentre sono immerso nel verde, pedalo, respiro aria fresca, non può che venire fuori un episodio figata, anzi potrei fare sia un episodio del podcast che un video, no? Un video mentre vado col telefono dove parlo, faccio vedere panorami. Invece l'utilità del fare le cose realmente senza
riempirci di seghe mentali è anche il fatto che, appunto, nel mio immaginario c'era questa perfezione che attorniava questo andare in bici. In realtà poi l'ho fatto e è venuto fuori abbastanza uno schifo, nel senso, l'episodio è stato registrato, tagliato un po' qua, un po' là, un po' a caso, perché di sì, non si poteva fare altrimenti. C'è il passaggio a livello, allora ti fermi, c'è lo stop, allora devi fermarti, smettere di registrare, se no ti stendono, eccetera eccetera. Quindi in realtà la cosa bella è che l'ho fatto e ho capito che non è una cosa molto molto portabile avanti nel tempo, perché appunto vai già fatichi a pensare a cosa dire nell'episodio, poi se devi anche faticare fisicamente, poi registri un episodio col fiatone, direi che non ci siamo proprio. Quindi direi che è bocciata come idea, però appunto, come dicevo, finché non si prova. E quindi di conseguenza uno pensa di fare un episodio figata, dice wow, cambio, faccio una cosa, un nuovo format, me lo porto avanti per sempre, e invece si rende conto che è una cagata. Quindi mi chiedo scusa, perché questo episodio sarà brutto brutto, e però andava fatto, in quanto ogni tanto bisogna provare a cambiare un po' le carte in tavola, perché se no non ci si schioda mai. Alla fine il podcast era così da un anno e passa, e la routine ogni tanto è giusto provare a romperla in altro modo, però non ha funzionato, quello che ti dico, amici come prima. Quindi adesso sono andato a prendermi una brioche, mi mangio quella e poi si inizia a lavorare, quindi ci sentiamo lunedì. A questo punto lunedì in macchina, tranquilli, quindi non ci saranno episodi troncati, un po' col fiatone, un po' dove non so cosa dire. Però devo dire che ad ora sono veramente fresco come una rosa e super attivo, e quindi questo è probabilmente uno dei punti positivi più forti dell'andare a lavoro in bici. Poi magari qualcuno di voi ci va ogni giorno e mi dice guarda che stai parlando dell'acqua calda per me, quindi caso fatemelo sapere. Se avete anche qualche consiglio, se qualcuno di voi va in bici a lavoro sempre o si è smesso per qualche motivo, oppure se vuole iniziare e magari non ne ha voglia, mi dico si può fare, e non è detto che debba essere una cosa che iniziate un giorno e non finite più. Magari provate un giorno come me, andate, vedete che vi fa cagare o che non riuscite a combinare, amen, però intanto l'avete provato. Quindi questo, vi lascio con questa perla di saggezza inutile. Quindi ci sentiamo lunedì, ragazzi, buona giornata, ciao ciao. E poi chiudo l'episodio, per non fare proprio un episodio di merda, chiudo almeno con le riflessioni di una mattinata fatta dopo aver fatto pendolaraggio in bicicletta. Devo dire che avevo chiuso stamattina dicendo sono super sveglio, super attivo. Beh, stanchezza si sente sulle gambe e la concentrazione ne risente, quindi ci vuole parecchio allenamento per renderlo una cosa rutinaria, ma vabbè, facendolo tutti i giorni va da sé che si faccia con semplicità. Quindi probabilmente è ovvio che la prima volta sia stancante e poi si migliori pian piano. Comunque abbiamo provato, abbiamo visto che il podcast fa schifo registrato così, quindi chiudo qua questo episodio, vi chiedo già scusa e ci sentiamo lunedì, ciao ciao.